continuiamo a parlare invece delle eccellenze liguri. Quante ricette si possono fare con i prodotti della Liguria? Lo chiediamo alla nostra agri-chef che è venuta a trovarci, Stefania. Ciao, Grandinetti. Ciao. Ben grazie. Trovata, Stefania. Grazie mille. Allora, io mi preparo, mi metto il grembiule, magari brava, ti do una mano. Grazie. Così con mi che ricetta partiamo? Allora, partiamo con una panzanella. La facciamo in versione ligure. La panzanella ligure, che invece di utilizzare il pane, utilizziamo la farinata. La farinata è anche un piatto che può essere utilizzato come riciclo. Di solito la farinata non avanza mai. Non perché avanza è talmente mai, direi buona. No. Però in questo caso facciamo finta anche che è avanzata. Anche perché, come dicevamo, a volte a Genova la focaccia, la farinata viene mangiata in ogni viene occasione. Mangiata in anche a colazione, esatto, nel cappuccino. Quindi tagliamo un po' di panzanella così a cubottini. Sì, io intanto mi vado a lavare le mani. Ok, così mi aiuti a farla saltare in padella. E la buttiamo appunto in una padella preriscaldata con dell'olio naturalmente ligure. E lo facciamo... Che è un peccato però scaldarlo l'olio ligure, no? È così buono. È un peccato, però a me piace utilizzare solo l'olio extravergine in cucina, quindi... Hai ragione. È importante perché tiene di più la cottura, è comunque salutare, quindi usiamo solo ed esclusivamente, lo so, è un pochino più caro, ne utilizziamo meno, ma è fondamentale. Nel frattempo, continuiamo con la nostra preparazione, mettiamo... Tu curami ogni tanto per prima che la perda. Mettiamo il nostro cuore di bue sempre ligure, poi abbiamo il nostro cipollotto fresco che ho messo un po' a marinare nell'aceto perché così rimane prima di tutto più gustosa da poi mangiare. Poi più digeribile, vero? E poi è più digeribile, bravissima. Stiamo imparando tante cose, Monica, che è tutto chiaro, eh? Vero pubblico in studio? Tra un po', Monica, puoi aprire tu un tuo locale e cucinare tu. Infatti ogni tanto in casa no, mi prendo in giro, come fai a saperlo? È tutto chiaro, no? È tutto chiaro. Allora, guarda, nella ricetta non l'avevo messa, ma siccome mi hanno dato queste olive taggiasche, che è un altro prodotto meraviglioso, io direi che una cucchiaiata di olive ce le mettiamo ovviamente dentro. Siccome le olive taggiasche sono particolarmente saporite, io eviterei di mettere di metterci il sale. Ci mettiamo solo un pochino di... pepe che dà profumo e ci prepariamo già a impiattare perché ho visto che lì guarda, sì, è quasi pronto, è anzi, quasi pronto, direi che vero? È pronto, vero? Bello croccante, allora lo buttiamo dentro nella nostra, guarda, ti rubo qua e adesso impiattiamo. Senti, questo che cos'è? Un piatto unico? Oh, è un piatto unico, è un piatto unico estivo, oppure direi. Estivo, buonissimo, oppure lo puoi utilizzare anche come un antipasto, un aperitivo. Adesso lo mettiamo qua nel coppa pasta. Sicuramente può essere mangiato anche dai vegetariani. Assolutamente sì, dai vegetariani assolutamente sì, e anche dai celiaci, e perché comunque celiaci. Abbiamo la farina di ceci, abbiamo la farinata e non il pane. Perfetto, guarda, ci mettiamo, lo impiattiamo, tac. Una fogliolina di basilico, beh, non può mancare, un goccio di olio ligure a crudo e guarda che meraviglia, un piatto che bontà. Fresco e eccezionale. Lo mettiamo qua. Adesso seconda ricetta. Qui vedo che sta bollendo qualcosa. Sta bollendo praticamente questi meravigliosi fagiolini di pigna. Ok. Pigna, che è praticamente un presidio slow food, fa parte comunque dell'agricoltura eroica perché vengono coltivati in questi terrazzamenti liguri sopra Imperia. Abbiamo qua il nostro, faremo una crema di fagiolini pigna. Quindi tu li hai fatti cuocere o solo sbollentare? Allora, no, in ammollo 12 ore, poi cotti per un'oretta con acqua salata, un cipollotto e delle foglie di alloro, bravissima, che gli dà il profumo. Io naturalmente qua, per fare un pochino più veloce, ho già preparato la crema. È quasi una mousse questa. È quasi una mousse. E nel frattempo, mentre io impiatto... Qui ci sono solamente fagioli? Ci sono frullati. Solamente fagioli frullati con la loro acqua di cottura. E guarda qua, ho preso dell'aglio di Vessalico e facciamo delle piccole chips. Tanto per rimanere in tema dei prodotti della Liguria. Bravissima. E intanto impiattiamo. Mamma mia, che profumo incredibile. L'aglio di Vessalico è pazzesco. Estremo. Guarda. Però ci hanno raccontato che è anche molto più digeribile degli altri tipi di aglio. Perché? Quindi è vero che ha un sapore forte. Ma neanche un sapore forte, ha un profumo molto forte e intenso. Intenso. Però è molto, ma molto digeribile e anche leggero al... guardate... Quindi tu lo fai insaporire? Facciamo delle chips così, che viene una cosa simpatica. Fantastico. Lo mettiamo qua. Adesso, per concludere il piatto, ci mettiamo con un anche po' di pesto, chiaramente fatto in casa. Certo, assolutamente. Mettiamo delle goccine di pesto, guarda. Proprio così, che dà
mettiamo tutti i prodotti nella Liguria. Questo è buono, servito anche freddo, vero? Brava, adesso o leggermente servito fresco è meraviglioso. Freddo ancora meglio, perché diciamo che d'estate sempre una minestra è più buona fredda, e a volte anche quella riscaldata del giorno dopo è ancora meglio, più buona, è ancora perché più buona. Pasta e fagioli, pasta e fasui, per riprendere i nostri dialetti, è più buona il giorno dopo. Allora spegniamo tutto, sì. E adesso facciamo, siamo pronti per la terza ricetta. Allora io direi abbiamo fatto un antipasto buonissimo, un primo. Cosa facciamo adesso? Allora adesso facciamo un brindisi, facciamo un cocktail. Un brindisi, oh. Allora facciamo un cocktail con acqua. Ci sto. Allora questo è sciroppo, sono dei piccoli chinotti messi sotto sciroppo. Il piccolo chinotto lo vado a mettere nel mio bicchiere. Sì. Ok. Hai messo del ghiaccio? Ho messo del ghiaccio, guarda. Nel frattempo che tu prepari questi bicchieri, io voglio richiamare l'esperto col diretti Fabio Bonaccorso e la docente di alimentazione all'Università degli Studi di Urbino, Sabrina Donati Zeppa. Eccovi qua. Grazie per essere stati anche oggi nostro ospite, aver dato davvero onore, un omaggio alla nostra splendida terra che è la Liguria. Allora, vogliamo fare questo? Allora, brindisi? Certo, mettiamo anche le foglie di basilico, le schiacciamo, non le spezziamo, che così rilasciano tutti i loro oli essenziali, okay. Le mettiamo nel... Giusto quattro bicchieri, quindi quattro per noi, scusate pubblico, dopo faremo il brindisi anche con voi. E via! Non abbiatene a male, ecco qui, prima le signore, grazie. Direi. Ecco. Grazie. E allora direi che con questo brindisi, con i prodotti della Liguria, brindiamo ovviamente alla Liguria, a tutti i liguri che ci hanno seguito anche quest'oggi, e spero come sempre che sia tutto chiaro.